Partirei ora appunto con il primo panel dal titolo Production Goes European, How to Create Viable European Projects and New Openings for Film and Series Content. Introduco velocemente i relatori a partire dalla moderatrice, Gaia Tridente, direttrice del MIA, che invito a salire qui sul palco. Poi chiamiamo Alessia Sonaglioni, Program Manager Pilot Program for Series Co-Production at the Council of Europe. Benvenuta. Michele Zatta, capostruttura responsabile delle coproduzioni internazionali per Rai Fiction. Giorgio Scorza, CEO e direttore creativo di Movimenti Production. Benvenuti. E Simone Emelius, Senior Vice President International Fiction Co-Production and Acquisition from ZDF. Grazie, buongiorno a tutti, grazie, ringrazio molto Giffoni per averci dato insomma anche questa opportunità di una visibilità del MIA all'interno di un contesto diverso per noi, insomma anche un po' insolito, che è quello di una realtà festivaliera dedicata ai giovani, e ringrazio i partner qui, i colleghi seduti accanto a me, per aver accettato l'invito. Il MIA, come sapete, è un mercato che si svolge a Roma, quest'anno la nona edizione si svolgerà dal 9 al 13 di ottobre, ed è un mercato che principalmente lavora sull'industria, quindi su contenuti e su un mercato molto forte sulla coproduzione, sulla distribuzione, su work in progress di contenuto cinematografico e audiovisivo, seriale, declinato in varie forme, dall'animazione al documentario, fatto all'entertainment, film di finzione e serialità. Oggi siamo qui per raccontare un po' lo stato dell'arte e guardare un po' verso uno scenario futuro della produzione a livello europeo. Ci sono delle novità in campo appunto provenienti dall'Europa, sentiremo quindi appunto da Eurimage, questo ascolteremo meglio le linee guida di un nuovo programma pilota di finanziamento per la serialità, e attraverso i broadcaster presenti, quindi Rai, Rai Fiction e ZDF, parleremo anche dell'alleanza a livello europeo di coproduzioni europee, e con Giorgio Scorza invece, che è un produttore di animazione, affronteremo anche la tematica sulle coproduzioni europee in un ambito così peculiare e caratteristico, quello della coproduzione in ambito di animazione. Inizierei quindi subito con Alessia. Appunto, dicevamo che esiste un nuovo progetto pilota che è partito ormai di anni fa, no? Nelle vostre concertazioni, sta avendo dei rapidissimi sviluppi di messa in opera. Vogliamo capire più o meno a che punto siete, da dove, perché è nata diciamo questa esigenza anche all'interno di una realtà come Eurimage, che è un fondo che comunque finanzia la coproduzione europea in ambito cinematografico da sempre, quindi insomma è molto attiva al sostegno della produzione indipendente. Quindi raccontaci un po'. Innanzitutto buongiorno e grazie per questa opportunità a Giffoni Innovation Hub e al MIA, con cui collaboriamo già da diversi anni nei vari ambiti. Sono felice di essere qui per presentare questo programma pilota a supporto della coproduzione internazionale di serie. L'iniziativa è nata nell'ambito del fondo Eurimage, che è un fondo, come Gaia ha già spiegato, che ha un'esperienza ultra trentennale nel supporto alla coproduzione cinematografica, e nel 2021 è sorta questa iniziativa, iniziata diciamo con una conferenza a Budapest, per sviluppare uno strumento finanziario a livello paneuropeo a supporto della coproduzione di serie. Poi nel 2022 c'è stata anche una conferenza ministeriale dei ministri della cultura, che ha dato diciamo proprio il via all'iniziativa concreta di creare
uno strumento finanziario, ma anche, questa è una cosa che preciso oggi ma non ne parlerò, anche uno strumento giuridico, quindi una convenzione internazionale per dare un quadro giuridico alla coproduzione delle serie. Allora, perché è successo tutto questo? È successo tutto questo nel momento in cui, iniziando anche a discutere con i produttori indipendenti, ci siamo resi conto che c'era una nuova esigenza rispetto alla produzione delle serie, di venire più a supporto dei produttori indipendenti che sviluppano serie in una logica di coproduzione. Quindi questo è stato, diciamo, il primo livello. Dopodiché è vero che Eurimage ha nel suo DNA il supporto alle coproduzioni, abbiamo iniziato a esplorare un po' questo mondo per capire se ci fosse un effettivo bisogno e se ci fosse questo bisogno a livello europeo, e la conclusione è stata che sì. Simone, che è qui presente, era anche nella conferenza di Budapest, quindi è stato fatto anche in dialogo con i broadcasters, con le emittenti. E ora a che punto siamo? Allora, veniamo al dunque. Abbiamo questa iniziativa che per ora è appoggiata da 12 stati. Allora, il fondo Eurimage è un fondo che copre 38 stati europei più il Canada. Questa iniziativa ha un fondo separato dal fondo Eurimage, quindi stiamo per partire con la prima call dopo l'estate, e appunto abbiamo 12 stati, è un programma che pilota su 3 anni, quindi gli stati possono entrare anche progressivamente. E che cosa supporteremo? Supportiamo delle coproduzioni tra produttori indipendenti, il produttore che presenta la domanda a questo fondo deve avere la sua sede in uno dei 12 stati contributori, ma può coprodurre con un altro produttore indipendente che ha la sua sede nell'ambito geografico più largo degli stati di Eurimage. Quindi questa è un po' la geografia del fondo. Dopodiché abbiamo una serie di criteri di ricevibilità, di eligibility, che sono ovviamente che deve essere una coproduzione tra due produttori indipendenti, deve esserci una cooperazione artistica e tecnica tra i due coproduttori, esigiamo che nel paese del produttore che presenta la domanda ci sia un servizio di media audiovisivo del paese stesso che finanzia il progetto, nel paese di coproduzione esigiamo che ci sia un finanziamento confermato, che può essere un finanziamento pubblico laddove esiste, un sistema di incentivo fiscale, tax credit, tax shelter, un equity che non sia l'investimento del produttore, e poi esigiamo che ci sia comunque una distribuzione in un territorio terzo a questi due territori di coproduzione che rientri nell'area geografica di Eurimage. Quindi è una, come dire, una composizione un pochino particolare, ma perché partiamo con un numero limitato di stati. E il livello di finanziamento confermato di tutto il progetto al momento dell'application deve essere del 60%. Allora, quanto diamo come supporto? Che è la domanda più importante per i produttori. Allora, si tratta di un sussidio, quindi per chi magari conosce un pochino il fondo Eurimage non è un anticipo sui ricavi, è proprio un supporto che non deve essere in alcun modo restituito, e diamo due possibilità: il produttore deve scegliere tra 250.000 euro o 500.000 euro per la produzione di una stagione. È un supporto alla produzione, quindi non c'è per lo sviluppo, abbiamo un programma che però passa per i mercati di coproduzione, quindi come premio allo sviluppo nei mercati di coproduzione. Quindi questo fondo è principalmente dedicato al supporto alla produzione. Copriamo la finzione, l'animazione, i documentari.
per i dettagli, perché o ci vediamo dopo, magari sentitevi liberi di contattarmi finché sono qui al Giffoni, o comunque abbiamo già delle linee direttive sul sito web di Eurimage, dove c'è una parte dedicata a questo fondo, e contiamo di pubblicare il bando entro la fine di agosto, per partire appunto con l'apertura vera e propria fine settembre. Ho detto tutto qua. Anche al mio magari potrete incontrare lei se volete. Esatto, saremo sicuramente presenti, esatto. Presente al MIA, siamo molto reattivi alle domande dei produttori, e organizzeremo anche dei webinar per dare poi più dettagli. Grazie Alessia, molto interessante, è un'opportunità in più sicuramente per la produzione. E Michele, passo a te la parola. Michele Zatta è il capo struttura di Rai Fiction, è responsabile delle serie internazionali, delle coproduzioni internazionali di Rai Fiction, e come sapete insomma è il maggiore broadcaster, il maggior commissioner produttore in Italia. E devo dire, insomma, ha tirato fuori negli ultimi anni insomma, tante belle cose che hanno garantito all'Italia, anche con contenuti di grande qualità, di viaggiare all'estero. Quindi intanto complimenti, insomma, anche per il successo recente di Mare Fuori, come insomma, prima anche accennava il direttore Pupitosi. Raccontaci un po' qual è la strategia di Rai Fiction sulle serie internazionali, e magari iniziamo anche a parlare di Alleanza Europea. Non so quanti delle persone sedute in sala sanno che esiste un'alleanza tra broadcaster europei che vede coinvolta la RAI con ZDF e France Télévisions, e chiaramente i nostri ospiti oggi ci racconteranno anche un po' a che punto siamo su questo. Allora, grazie, saluto tutti. Magari poi lascio spiegare a Simone, che è molto più bravo di me, come funziona, diciamo, nei particolari l'alleanza, che è de facto una, come posso dire, una collaborazione tra la RAI, tra la ZDF e tra France TV, che sono tre broadcaster pubblici europei. Notate bene che in Germania esistono due RAI, perché esiste la ZDF e la ARD, ma questo è un altro discorso. Allora, partiamo da un dato imprescindibile, che in questo mercato che cambia la velocità della luce vince solo chi racconta la storia migliore nel migliore dei modi possibili, punto. Questo è l'unico che vince. Allora, alcuni questa cosa ancora non l'hanno capita, altri la stanno capendo. E chi capisce questa cosa comprende che per sopravvivere deve offrire un menù quanto più variegato possibile, un menù capace di parlare ai giovani, vedi Mare Fuori, vedi Noi Siamo Leggenda, che è stato presentato ieri qui proprio in anteprima con un promo a Giffoni, e che vedrete, se vorrete vederlo, a partire da ottobre sulla RAI. E dobbiamo però anche noi RAI tenere da conto il nostro pubblico tradizionale, il nostro pubblico, diciamo, più anziano e più conservatore, e quindi fare in modo di dare anche adesso un programma, come dire, dei titoli nei quali si rispecchi. Tra questi titoli sicuramente rientrano grandi coproduzioni internazionali, grandi storie, grandi classici che noi non abbiamo la capacità di realizzare da soli economicamente, perché la verità vera è che abbiamo troppo pochi soldi. Allora, se voi confrontate il nostro budget rispetto al budget dei nostri amici tedeschi, noterete che ne escono fuori la figura di un nano e di un gigante. Allora, con una produzione che è sempre più costosa, perché l'avvento di Netflix, Amazon, Disney Plus, Paramount, vi dicendo, a chiunque sei in questa sala si occupa di produzione, ha portato i prezzi verso l'alto. E quindi come facciamo a sopravvivere? Riusciamo a sopravvivere in due modi: creando delle serie che costano di meno, vedi Mare Fuori per esempio, o vedi anche Noi Siamo Leggenda,
oppure, diciamo, nelle grandi sere internazionali, avvalendoci dell'aiuto e della partecipazione dei nostri partner. E qui, diciamo, inizia una parte in realtà difficile, perché abbiamo tre mercati molto differenti. Agli spettatori tedeschi piace più un tipo di programma, ai francesi un altro, e ai nostri spettatori un altro ancora. Quindi è in realtà difficilissimo trovare qualcosa che vada bene nei tre paesi. È un'impresa quasi impossibile, eppure noi ci siamo dati questo compito, perché pensiamo che confrontandoci, parlandoci, scambiandoci, diciamo, costantemente impressioni, valutazioni, confrontando progetti, come dire, un giorno potremo arrivare a trovare davvero, non dico una formula, ma identificare quei progetti che possono avere il passo e, come dire, la tempra narrativa da potersi, diciamo, affermare nei tre paesi. Ed è questo quello che facciamo con grande insistenza, grande determinazione, grande impegno e grande passione, perché ci incontriamo spesso, ci incontriamo, diciamo, più volte l'anno, ci confrontiamo creativamente su progetti, incontriamo produttori, incontriamo sceneggiatori, parliamo di storie, confrontiamo i trend nei nostri rispettivi paesi, perché sappiamo che i trend cambiano, perché sappiamo che la gente a un certo punto cambia gusto, perché la gente a un certo punto desidera altri tipi di progetti, perché la gente, come dire, ha una visione molto più ampia di quella che noi stessi possiamo ritenere. E quindi, diciamo, abbiamo nel frattempo avviato molte produzioni. In Rai adesso vedrete tre serie a breve che sono frutto di questa collaborazione, che sono The Swarm, che è una serie mega galattica tedesca su, diciamo, un sci-fi sulle creature marine che si ribellano all'uomo, che è una produzione enorme e che in Germania è stata un titolo di incredibile successo, e noi la, come dire, ve la proporremo in autunno. Vi proporremo anche The Reunion, che invece è un classico noir giallo francese, e infine Il Giro del Mondo in 80 giorni, che è la classica, diciamo, strena natalizia tratta dall'opera di Verne. Quindi, come a dire, come a sottolineare, come dire, la differenziazione del menù al quale noi puntiamo. Lasciatemi dire che su varie serie italiane queste serie non avrebbero visto la luce se non ci fosse stato l'apporto dell'Alleanza. E quindi, dal mio punto di vista, è un meccanismo fondamentale per continuare a competere in questo campo sempre più aggressivo e difficile, ed è anche un modo per conoscersi sempre meglio. Quando si parla di integrazione europea, beh, diciamo, un piccolissimo passo di questa integrazione europea passa anche attraverso l'Alleanza. Giorgio, tu oggi sei qui a rappresentare anche un po', insomma, il punto di vista dei produttori. Giorgio è il direttore creativo, il CEO di Movimenti, che è una società di produzione del gruppo Panigiai, che ha, diciamo, è riuscita, diciamo, no, a fermarsi anche molto rapidamente per la qualità del lavoro fatto su progetti di animazione, e avere anche una risonanza a livello internazionale grazie soprattutto alle serie prodotte da Movimenti con Zero Calcare per Netflix. In realtà poi Movimenti è uno studio che lavora tantissimo anche con partner internazionali su progetti internazionali. Sappiamo che l'industria dell'animazione è un'industria molto diversa rispetto a quella del live action, del documentario, e ha delle necessità e una tempistica completamente differente, e quindi anche nella parte di sviluppo c'è un investimento molto oneroso che richiede quindi anche di creare e stabilire partnership internazionali che sono necessarie proprio per attivare anche soltanto lo sviluppo di un progetto. Ci vuoi raccontare un po' il tuo lavoro e su quali progetti internazionali ora state lavorando? Sì, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere a Giffoni. Ho un bellissimo ricordo, ci tengo a condividerlo. L'anno scorso io ho presentato in particolare un paio di progetti che erano in sviluppo a una platea di ragazzi
che come dico io sono particolarmente spietati e soprattutto molto più intelligenti di me, e mi hanno fatto domande a cui non sapevo rispondere, ma con piacere dico che questi progetti poi sono entrati in produzione, quindi sono molto felice di dirlo qui. Allora, a parte questo ruolo di essere l'unica figura non istituzionale del panel e quindi portando avanti questa istanza, mi sembrano molto interessanti una serie di punti che mi aiutano a spiegare, diciamo, l'animazione senza entrare nel tecnicismo. Il primo elemento è che effettivamente sì, in Italia abbiamo avuto una grande rilevanza con la produzione delle due serie con Zero Calcare, ma di fatto noi esistiamo da un punto di vista proprio di struttura e come produttori a livello internazionale grazie al supporto della RAI, perché noi abbiamo prodotto varie serie che per bambini o genitori sono state anche dei titoli importanti, da Lupo, Topo Tip, Topo Gigio, sono tutti lupi e topi, varie serie, insomma, è il nostro core. E anche grazie a questa formazione che ci siamo dati e imposti, siamo potuti essere pronti per fare una produzione della complessità e dell'innovazione di Zero Calcare, che comunque rimane la prima serie adult animation fatta in Europa da 30 anni, la prima di Netflix, quindi siamo stati un po' un caso, che è una cosa a cui io tengo molto, proprio perché mi collego al secondo punto, avendo RAI come supporto per mandato, ma una RAI che, come giustamente diceva Michele, può dare un contributo relativo comunque, perché deve rivolgersi a una platea vasta di produttori, ogni nostra produzione nasce internazionale, nasce come coproduzione. Un esempio che faccio sempre è che sono passato da fare tutti i cartoni animati nativi in lingua inglese, quindi facendo le voci originali in inglese, anche i progetti che sono finanziati, scritti da noi e pensati per l'Italia in primis, perché so che il mercato sarà internazionale, e poi da quello sono passato a doppiare il romanesco con Zero Calcare, quindi ho fatto un po' dalla A alla Z o viceversa, non lo so. Il discorso dell'internazionalità per l'animazione è un fattore sia di necessità, cioè appunto l'animazione è particolarmente onerosa, una serie d'animazione normalmente si attesta su 52 episodi da 11 minuti, adesso magari qualcuno è più a pezzo, 26 episodi da 26, insomma sono questi un po' i formati, quindi si parla di tanti minuti, è un lavoro che, come sapete, spoiler, non fa tutto il computer, viene realizzato da delle persone che sanno disegnare, che prima di tutto scrivono, e quindi è necessaria una coproduzione di più paesi. Nel nostro caso coproduciamo da diversi anni con in primis Francia, Germania, Inghilterra, Canada, questi sono i paesi principali, con la Spagna ho qualche difficoltà in più perché hanno qualche problema di finanziamento, e obiettivamente noi abbiamo beneficiato in maniera importantissima dell'estensione del tax credit, e quindi tutto quello che è l'aiuto di Stato anche al mondo dell'animazione, perché ha reso competitivo il costo realizzativo e di assommare il contributo RAI a chiaramente un finanziamento interno da parte del produttore. Questa è una necessità, quindi esattamente quello che diceva prima Michele sul fatto che ci sono pubblici diversi è il nostro problema, cioè io spesso e volentieri, con grande sorpresa, quando ho iniziato a fare questo lavoro, incontravo qualche produttore di cinema italiano che era per la prima volta a un festival internazionale, non in una fase di promozione, ma in una fase di pitching della propria idea. Per noi, purtroppo, intendo sottolineo purtroppo, perché sarebbe stato più comodo fare diversamente, l'attivazione verso l'estero è stata determinante. In realtà ci siamo portati a casa un bagaglio di ricchezza. Abbiamo una serie di vantaggi, ovviamente. Non abbiamo gli attori che sono delle icone e che portano il pubblico in sala, ma gli attori li creiamo noi. L'animazione tende ad avere il vantaggio di non avere degli attori che oggi hanno 16 anni e possono fare appunto Diari, Mare Fuori, eccetera, e poi dopo ne avranno 35, quindi possiamo tenere, frizzare questi personaggi eternizzandoli, diciamo, e quindi questo elemento cristallizzante è molto interessante perché ti permette di coprire magari due o tre generazioni. Per generazioni parliamo di generazioni di pubblico di target, quindi 4 anni, i successivi 4 anni, quindi non è una vera generazione, è una quella che chiamiamo tristemente una short generation, perché è una cosa che mi inquieta però. E questa cosa è un elemento molto importante perché ci permette di fare questo ragionamento. Aggiungo però, poi faccio un paio di esempi e lascio la parola,
molto interessante, sì, che dobbiamo sederci al tavolo col produttore francese o inglese o canadese e dire: ma i bambini questa cosa da voi la guardano, questa cosa la nostra televisione non la manderà mai in onda. Io ricordo ancora un progetto bellissimo italiano che si chiamava Tea Team e parlava di una nonna inglese che preparava il tè. Il tè era un problema, la teina, e quindi è morto sul nascere. Però ecco, la cosa interessante è che da un lato c'è questo nativo internazionale, da subito noi facciamo qualcosa che deve piacere a un bambino tedesco, a un bambino italiano, ed è molto difficile, sono d'accordo, però il cartone animato, essendo iperbolico, permette di andare un po' oltre quella che è il realismo, perché ragiona sull'attendibilità, e questa cosa è molto interessante. E il secondo aspetto è che poi invece su quello che è il target che va over i più piccoli, quindi lo young adult e l'adult, la peculiarità italiana premia tantissimo. Quando diceva Michele, la storia migliore raccontata nel miglior modo possibile, io ho visto che tutto quello che noi abbiamo fatto, dai videoclip di artisti, noi seguiamo, per chi lo conosce, da Supreme, che è un artista che non è mai apparso, è un po' il nostro gorilla, diciamo, italiano, dal primo giorno, perché ha deciso di non apparire, era minorenne all'epoca, è una musicista e produttore che vende milioni, non so se vende milioni di dischi, insomma fa milioni di ascolti, Spotify, è sicuramente una punta di diamante, non è mai apparsa, ma gli abbiamo costruito un immaginario internazionale ma locale, Zero Calcare, non ho bisogno di spiegazioni, è la località, è Rebibbia da un certo punto di vista, ma dall'altro la cosa che ci ha molto colpito è che è piaciuto moltissimo anche all'estero. Questo per dire che in realtà più alziamo il target, più l'unicità del valore della creatività italiana, del parlare di dove siamo, in realtà è molto universale. È la solita questione, se racconti una cosa ovvia o fai uno spot, diciamo, nella pizza degli spaghetti, è meno interessante. E in ultimo dico, queste collaborazioni funzionano. Noi adesso stiamo facendo un esempio proprio dei presenti, una produzione che si chiama Super Happy Magic Forest, è un libro inglese, acquisito da una società inglese, allo sviluppo ha lavorato il creatore di Phineas and Ferb, che è stata una serie molto famosa di Disney di qualche anno fa, che è Swampy, dagli Stati Uniti, quindi per dire. Siamo in coproduzione con Tiger Aspect e BBC e Rai Kids, quindi è una coproduzione, Patrizia Hidalgo di BBC e Luca Milano di Rai hanno notato come ha dovuto aspettare un cartone animato per riuscire a fare una coproduzione dopo tanti anni. Però ecco, questa serie viene realizzata grazie al fatto che non c'è un tema di cast, location, in questo momento è stata una prevendita particolarmente interessante con ZDF, quindi la filiera si è costruita e stiamo facendo, grazie alle maestranze italiane e alle sovvenzioni, circa l'80% della produzione viene realizzata in Italia, sia a livello creativo sia a livello di realizzazione dell'animazione. Questo credo che 10 anni fa non accadeva. Non accadeva perché non c'erano gli aiuti ministeriali, non accadeva perché le televisioni si parlavano un po' di meno per quello che riguarda l'animazione. E chiudo con un'altra produzione al contrario. IP, libro francese, visto da noi sul mercato francese, opzione del libro, sviluppo della serie noi in Italia interamente. Rai ci crede, nei famosi incontri che fa con France Télé, mostra questo show a France Télé dice: io ci sono. E quindi coproduzione 80% italiana con un grande sforzo della Rai, si chiama Mini Eroi della Foresta. Noi siamo sempre un po', andiamo un po' fissi, siamo un po' monotematici, ci dovete scusare. E però anche in questo caso è salita a bordo adesso, devo dire veramente out of the blue, la Cina con un preacquisto importante e anche qui super interessante, valore del prodotto europeo percepito in Cina come alto standard, contributo economico importante, denaro che arriva in Italia per la produzione a cui si può sommare il tax credit. Ecco, questo circolo virtuoso di relazioni su un piano alto da parte delle istituzioni o da parte di broadcaster nazionali, perché aggiungo, come diceva giustamente Michele, ARD, ZDF, ma io aggiungerei TF1, M6, eccetera, eccetera. In Italia io i cartoni animati io li faccio con Rai, un passo da Giffoni a fare un saluto. Poi Netflix è un caso molto, molto particolare. Quindi da questo punto di vista è determinante l'intervento di tutti i partner per cercare di fare il prodotto migliore. L'animazione ha una serie di vantaggi per cui può permettersi di nascere internazionale. Credo di avere un po' risposto. Molto bene. Sì, sì. Simone
I will introduce you in Italian. Sì. Simone è il responsabile del contenuto internazionale di finzioni, fiction di ZDF, si occupa di acquisizioni e coproduzioni internazionali e rappresenta qui appunto un po' un partner, come avete capito, molto attivo anche su progetti che provengono dall'Italia. Simone, would you like to tell us your job and then specifically what Michele was saying before, so how did the alliances work so far and how is the, let's say, the engagement that all the three broadcasters should have on some specific contents you decide to commission? Yeah, thank you, and I have to apologize, but my Italian is nearly not existing. I'm able to say prego and grazie, and that is it. So you have to listen to me in English. First of all, I'm really grateful I'm here because I'm going back to Germany with a lot of really inspiring impressions concerning Giffoni and all the ideals and the visions you are following here, and that deals a lot with what we are aiming to do within the European Alliance. It's a lot that resonates with what I'm doing in my job, making international co-productions possible. Starting with children and with Europe as two fundamental topics, and in my opinion, the topics that deal a lot with our common heritage, but also with our future. And for that reason, coming back to what you explained with Yuri Marsh, we need to work on these topics, and we also need the support of a European administration who wants to support the broadcaster as well as the producer with respect to our audience, to make things happen that target different types of audiences. The European Alliance is an idea that was born out of that spirit. Maybe I start with the German perspective to give you a clue where I come from, and there are three key words: analysis, experience, and network. Analysis with regard to our audience, and we have to admit that the audience behavior is changing very fast, and with regard to the children and the young audience, we also learn that this is the first, I'd say, cosmopolitan generation. They grew up with the ability to speak a lingua franca. English became a lingua franca, and most of the children in Europe are able to understand as much English as necessary, and they are really interested in international content, and that helps us a lot. The second thing is, and that is a specific ZDF analysis, that with regard to our market success, we invested a lot of money in former times targeting a broad audience, and a broad audience means an elder audience. So we decided to shift a lot of money to content that targets a younger audience. That also means to improve international content, because that is a content that is interesting for a younger audience. And that also resonates with our experience. ZDF is doing international co-productions for more than 25 to 30 years.
with several countries in Europe. And coming from there, our experience is that there are several reasons why international series are interesting for an audience. For a loyal linear TV audience, it's mainly own experiences of going abroad, own, let's say, prejudices about people from abroad that makes it interesting, for instance, to watch a Swedish series on a Swedish crime series, or for instance, we have a very famous series in Germany called the Rosenheim Cops. It's also a cop series playing in Bavaria, and it deals with the prejudices the people all over the world have about the Germans. So they feel that they really understand how German police works. And that makes international series successful for an elder audience, but for a younger audience, it's the feeling that you have a lot of topics in common, and it's much more what age group you are, what kind of social background you have, to create a common interest in program than to differentiate country-wise. And that means that you really need experience to do productions together. The main background from the broadcasters as well as from the producer is a domestic one. And to open up the mind to get a clue what kind of topic, what kind of actors, what kind of music, of codes are working for German young people as well as for Italian, as well as for English or French, because it's a common code. That is our challenge, and that is one main reason why we decided to go together in the European Alliance. Another one, and Michele also already mentioned, is we are convinced storytellers, and we are also convinced that our heritage and our common knowledge is a European basis of stories that we can deal with, and we really want to tell these stories for our audience, and we do a lot of effort to do it in an interesting and convincing way. And the last aspect is that financing programs becomes more and more difficult because our market is so competitive. So you need trusted relationships to build up the financial structure on projects as fast as you are able to develop the project content-wise. And for that reason, a network like the European Alliance is really crucial, because there you already have those trusted partners who understand the different market, who also understand the different issues concerning legal things, administrative basics, who have ideas, who could be partners in crime for a specific series. For instance, we as the European Alliance understand each other as a club of three, because it's very important to have that core and to have, in a way, a kind of a digital editorial editor's room that works very fast. But on the other hand, we have a principle of godmothers and godfathers, in a sense that we are also, all of us, in relationship to other broadcasters from other countries, or producers from our own countries or other countries, who might have ideas that could fit to us
And so we bring it on the table to the European Alliance and discuss whether this could be a future common project. And we also go the other way around. We have ideas on project and then we say, oh, that might be interesting for our colleagues from the Czech Republic or from Austria or from Spain. So let's talk to them. Oh, there is a producer in Israel. And he has been doing a job for us very well, and we should ask him whether he would like to be part of our production. And that is crucial in that very competitive and changing market. And that is one of the basic reasons, and I think also the basic success of the European Alliance to create a core network that is able to work together with other networks. Chiedo, avete bisogno della traduzione? Perché sì. Allora forse possiamo, sì, grazie. Se serve non c'è problema, sono qui. Forse no. E parlando di Europa, parlando di una comunità anche di spettatori che cambia, che è in continuo mutamento sulla base di consumi e di approfondimenti, di conoscenza sempre maggiore che questo nuovo pubblico ha. E mi domandavo adesso, sentendovi parlare, ognuno per la sua parte, insomma, una risposta che chiedo un po' magari condivisa a giro, la questione della lingua, perché chiaramente abbiamo visto un mutamento, no? una crescita del prodotto local che riesce comunque a valicare confini nazionali, anche parlata in una lingua diversa dall'inglese, però allo stesso tempo, soprattutto in ambito di quando si parla di coproduzioni a livello europeo, trovare una lingua comune anche nello storytelling immagino che sia sempre un punto di discussione o quantomeno di ragionamento per chi deve finanziarla, per chi deve andare in onda, per chi deve commissionare, per chi deve produrre. Intanto volevo chiedere a Orimage se voi avete stabilito una linea guida sulla scelta di una lingua o se c'è una libertà, e poi anche sentire dagli altri. No, noi non abbiamo un'indicazione sulla lingua, anzi al contrario, l'idea è quella di valorizzare progetti in lingue che magari non sono parlate ampiamente fuori dai confini del loro paese, diciamo progetti realizzati in paesi la cui lingua è difficilmente esportabile, proprio perché c'è, diciamo, una difficoltà in più. Io parlo di valutazione a livello di distribuzione. Tra l'altro nel DNA di questo fondo c'è l'idea di promuovere la diversità, quindi nel caso nostro la lingua, innanzitutto appunto non c'è una lingua a cui si dà preferenza, ma anzi al contrario, in qualche modo la diversità e la difficoltà a volte di avere prodotti in lingue che non sono facilmente esportabili è in qualche modo, potrebbe dare qualche punto in più. Poi parlo in maniera proprio di valutazione globale. Credo che i colleghi, soprattutto dal broadcaster, possano avere delle opinioni un po' diverse e avere altre difficoltà da questo punto di vista. No, anche perché, visto che parlavi di di una necessità, no, di arrivare a un finanziamento già del 60% quando si applica Orimage, è una questione che appunto adesso sentiremo cosa ne pensano loro, però immagino che a un certo punto si vorrà come... Sì, allora noi partiamo così in maniera molto ottimistica, quindi vedremo anche on the go, cioè nel fare, però c'è appunto cos'è una valorizzazione di progetti che magari hanno, perché ha un supporto a progetti che devono essere coprodotti tra paesi diversi, quindi lasciare anche proprio la libertà ai produttori di scegliere. Quindi in questo senso per noi non è un criterio, anzi al contrario, una lingua difficile magari
o dare dei punti in più per ottenere il finanziamento. May I add something concerning the languages? In our experience, language is also a topic of authenticity, and for that reason, we really prefer to have programs, maybe even Babylonic, so people coming together from different countries and speaking their languages within their group and have then a lingua franca, for instance, English, or the Swedish or Italian productions that are Swedish or Italian. And how do we handle it? For the regular linear audience, we dub in German, because the German audience by accident is very used to have dubbed content, but for our media player, for our non-linear audience, we offer the international version with German subtitles. And that is something that works perfectly, especially with our younger audience, because there they have the feeling that they can trust us also language-wise, that we tell the stories that resonate with their experiences. Michele? Dal nostro punto di vista è inutile che gira intorno, la lingua è un problema enorme, è un problema enorme. E perché è un problema enorme? Perché siamo in una era in cui, diciamo, le storie dovrebbero avere, come dice Simone, molto spesso un elemento di verità, di autenticità. Ma vi faccio un esempio, no? Parliamo di giovani. Parliamo di quanti giovani vanno a vivere a Berlino o a Londra o a Parigi, no? Immaginiamo, no? Oggi se andate a Berlino troverete tantissimi italiani che vivono lì e che magari condividono un appartamento con un americano, con qualcun altro e così via, e parlano un pidgin English, no? un inglese, diciamo, così cos'ha, ma questa è la verità, no? Della generazione EasyJet. Beh, noi queste storie non siamo in grado di raccontarle, perché dovremmo, per essere autentici, e noi vogliamo essere autentici, dovremmo raccontarle con un inglese raffazzonato che probabilmente il nostro pubblico non accetterebbe. Quanto ai sottotitoli, anche noi Rai siamo stati per molti anni molto conservativi. Poi in realtà c'è stato l'evento, il formidabile evento dell'Amica Geniale, che è una serie totalmente sottotitolata. E perché sottotitolata? Perché il napoletano è un'altra lingua. Io, diciamo, l'ho studiato per 12 anni, ancora non l'ho imparato bene, ma per me è una lingua meravigliosa. Io ho vissuto, diciamo, 12 anni a Napoli, qui ci sono molti amici miei, Giovanni, Antonio, Armando, che saluto, ma il napoletano è una lingua, tant'è vero che Mare Fuori è sottotitolato. È sottotitolato perché alcune espressioni napoletane non si possono tradurre in italiano. Questo cosa ha comportato? Ha comportato, vi faccio un esempio stupido, ma così vi rendete conto di quali sono le tematiche e i problemi che affrontiamo noi Rai quando facciamo cose di questo tipo. Io ho visto, e qui non offendo ZDF, ma offendo solamente Disney Plus Deutschland, ho visto Mare Fuori su Disney Plus Deutschland. Ero con alcuni colleghi e alla fine ho detto no, a me non c'entro, non l'ho fatto io, non sono io, perché era un nonsenso, perché c'era un tentativo, era doppiato in tedesco, ma in modo tale che, come dire, la poesia, l'anima, la violenza, la brutalità, ma l'intensità di Mare Fuori non emergeva in nessun modo, perché la traduzione e il doppiaggio non restituivano l'anima di Mare Fuori. E quindi quello, secondo me, è un classico esempio di come una serie di quel tipo o deve essere mantenuta così com'è con dei sottotitoli, oppure deve andare incontro ad un remake, perché doppiare Mare Fuori in un'altra lingua non ha nessun senso. Ultimo, ma non ultimo, purtroppo l'italiano, che è una lingua meravigliosa, non viaggia molto, no? Perché, come dire, non è l'inglese, non è neanche lo spagnolo, che sono lingue che in qualche modo guidano, no? Il mondo anglosassone, come dire, non accetta, diciamoci la verità, diciamo le cose come stanno, non accetta di vedere una serie in italiano. Sono pochissimi, sono, diciamo, delle piattaforme residuali, delle piattaforme, diciamo, per cultori di questo tipo di progetti.
ma l'italiano non viaggia. E che dobbiamo fare? E noi continuiamo a fare le nostre serie in italiano perché riteniamo che invece la nostra lingua vada difesa. Tant'è vero che siamo arrivati al punto tale per cui quando facciamo delle storie in cui sono contemplati dei personaggi che non sono italiani, li facciamo recitare in italiano lo stesso. E diciamo è molto semplice, che visto che comunque l'italiano è una lingua molto facile, tutti gli stranieri imparano l'italiano molto facilmente. E quindi ci piace che, come dire, l'attrice tedesca reciti con accento tedesco, quello francese con accento francese, dicendo, per il semplice fatto che porta verità. Quindi diciamo, nel momento in cui noi si chiama la verità, questa è la strada che abbiamo deciso di imboccare. Io credo di aver in parte risposto, nel senso, l'animazione nasce internazionale, effettivamente esiste una comunità spontanea di giovani che parlano, giovanissimi, che comprendono facilmente l'inglese. C'è da dire che sicuramente, ritorno al discorso di prima, c'è una grande distinzione tra i più piccoli e i più grandicelli, nel senso che per i più piccoli nella maggior parte dei paesi avviene il doppiaggio, quando iniziano ad essere kids i ragazzi riescono a muoversi amabilmente anche con la lingua franca, appunto, dell'inglese. Ci sono delle eccezioni, sicuramente noi come paese abbiamo una grande tradizione di fornire contenuto doppiato, questa è una cosa che è particolarmente italiana per quello che riguarda l'animazione, ma io per esempio faccio consegne in Rai serenamente in lingua inglese con anche il doppiaggio, e viene valutato il prodotto in lingua inglese, perché quello è poi il linguaggio che girerà in tutto il mondo. C'è sempre da dire che in questo discorso abbiamo lasciato fuori un po' il tema dei target, che per l'animazione invece sono molto, forse ancora più importanti che per la finzione, nel senso che in 3 anni hai un cambio di target, cioè non hai fasce di 10 anni di no? O 15 anni come macro pubblico, ma hai fasce di 2-3 anni, cioè hai infant, preschool, bridge, che hanno tra i 5-7 anni, i kids, anche i kids hanno le loro divisioni, poi ci sono i twin che sono i preteen, e poi dopo ci sono i teen, cioè non è banale. E quindi un bambino di 2 anni facilmente parla, fatica la lingua madre del paese dov'è, un ragazzino di 13 anni invece, che vive giustamente sui social, automaticamente parla più facilmente in inglese o ha avuto una inglesizzazione o quello che è della lingua locale, parlo dell'italiano, tutti si chiamano bro adesso, quindi motivo ci sarà. E questo è un elemento che è molto divertente a livello creativo, è molto complesso da rendere quando si vuole fare una versione locale o una versione internazionale che abbia già l'informazione per il dubber dell'altra nazione di mantenere questo elemento slang. Questa è una cosa che ha complicato per certi aspetti, cioè nella semplificazione dire tanto parlano tutti inglese, se io devo fare un italiano che dice ogni 3 parole perché è alla moda, no, perché però devi capire che zio, bro, portare quel bro e zio in tutti i paesi, bro ci aiuta, altri termini sono molto più complicati, è molto divertente ma è un valore. Ultimo, ovviamente, secondo quello che dice Michele, se io ho zero calcare deve parlare in romanesco, però vi dirò di più, è stato tradotto con la nostra supervisione impegnativa, è un grandissimo e importante sforzo di Netflix, è nelle principali lingue, prendendo degli stand-up comedian che avessero uno storico, quindi che non fossero dei doppiatori, ma che fossero degli attori che potessero adattarlo, e abbiamo seguito insieme anche a Bau Publishing, che è l'editore, quindi con anche i suoi traduttori dei libri all'estero, curato l'adattamento, perché altrimenti è improponibile. Ciò detto, siccome è stato un buon successo in diversi paesi all'estero, alla fine hanno tutti iniziato nella lingua che li rendeva confident, perché come sapete va a 100 all'ora, ma poi hanno switchato all'italiano perché piuttosto non capisco, ma vedere un italiano che muove le braccia 100 volte e dice parole tronche è molto più divertente, anche se non colgo tutto. Quindi sicuramente la località estrema non la puoi, appunto è una lingua e non puoi tradurla, questo è un po' quello che posso dire io. Abbiamo finito, okay. Allora diciamo, vi ringrazio, grazie per essere stati con noi e per aver condiviso, insomma, un po' anche dei pezzi di futuro di quello che sarà.
e ci rivedremo al MIA, spero tutti quanti, e anche con voi, insomma, grazie a Giffoni, grazie a Luca Tesauro, a Luca Ruglio, a Luigi Sales, al direttore Cubitosi, e lascio la parola ai prossimi speaker. Grazie.